il podcast Psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi, le interviste e i racconti di Alessandro Calderoni. Oh, wow. Ben ritrovati, nuova puntata di Relief, il podcast collegato al servizio di sollievo psicologico rapido che ha sede a Milano e online su www.reliefitalia.it. L'ospite di questa puntata è Stefania Nobile, personaggio variegato e controverso, figlia di Vanna Marchi, che ha avuto sicuramente un sacco di vicende, tra cui quelle giudiziarie, da cui trarre emozioni forti da regolare. Con lei parleremo del meglio e del peggio della sua vita. Vi proporremo poi i 3 esercizi settimanali per la regolazione delle vostre emozioni e poi i 2 appuntamenti sulle riflessioni generazionali e aventi che fare col futuro. Con Davide Burchiellaro di Millennials.it ci occupiamo questa volta di un tema particolarmente interessante per tutti coloro i quali seguono i social network, che pare stiano entrando in crisi o almeno vengano letti e utilizzati in maniera differente a seconda della generazione di riferimento, dai millennials, cioè dai trentenni in giù. Con Gianluca Riccio di futuroprossimo.it invece parleremo di una ricerca che è poi già diventata prototipo funzionante, che sarebbe in grado di fare scansioni cerebrali, cioè prendere segnali elettrici dal cervello e trasformare i ricordi in vere e proprie fotografie, pro e contro. Infine, a proposito di ricerche scientifiche, parleremo del ruolo sorprendente del solletico nel feticismo, degli effetti della creatina sulle funzioni cognitive per chi ha disturbi del sonno e di come stare nella natura possa alterare realmente il senso del tempo. Cominciamo! Il caso. In questa puntata ospite di Relief è Stefania Nobile. Benvenuta e grazie per essere con noi. Salve, grazie a voi. Stefania è personaggio televisivo, imprenditrice, nota nel bene e nel male, naturalmente anche per essere figlia di Vanna Marchi e socia di tutte le sue gesta. La sua vita sembra un po' un ottovolante emotivo, eh? Ci sono stati i picchi del successo, della ricchezza, della fama e poi il down delle accuse, la condanna, il carcere e tutta quella parte di vicende. Qual è stato il momento migliore e quale invece il momento peggiore? Beh, il momento migliore della mia vita sicuramente è quando ho riacquistato la libertà nel 2013. Quello rimarrà per sempre il mio momento migliore. Il peggiore, sul peggiore dovrei riflettere, perché ne ho vari di peggiori. Vediamone qualcuno. Tutte le traversie che abbiamo passato mia madre, ma ancora prima di quello che è noto alle cronache. Io seguo mia mamma fin da bimba, quindi mia mamma è la persona che io stimo di più al mondo, perché ha cresciuto 2 figli lavorando da sola, con 1000 difficoltà, con un padre, mio padre, che era tutto fuorché un bravo marito e men che meno un bravo padre, quindi ha dovuto sopperire lei a tutto. E io e mio fratello fin da piccolini, insomma, la seguivamo, e lei lavorava fino alle 10, alle 11 di sera, faceva l'estetista. E quindi, insomma, dalle elementari, vedere gli altri bambini mangiare il panino con la mortadella, io non l'avevo, non è che mi mancasse il mangiare, ma sicuramente non avevo la mortadella, che è una cosa che ancora oggi mi fa emozionare. Quando sento l'odore della mortadella mi vengono le lacrime, fino all'arresto. Poi ne ha mangiata. Sì, la mangio quasi tutti i giorni, l'amo follemente, sì. Sì. Quindi quello è un momento di tristezza. Sì, ne ho parecchi, eh? Anche quando a 30 anni mi diagnosticarono la mia patologia, che è l'artrite reumatoide. Quindi sì, diciamo che non mi sono fatta mancare niente. E ce n'ha messo un po' anche del suo. Sì. La questione del contatto con la giustizia, la condanna e soprattutto il carcere, lì era più ansia, più tristezza. Ma diciamo che il processo... io non l'ho vissuto con paura, perché quando uno affronta una cosa sapendo, perché solo io so realmente quello che ho fatto, poi quello che viene detto è un'altra cosa, ma io che sapevo benissimo quello che avevo fatto non avevo paura. Certo, non immaginavo, non potevo immaginare che mi avrebbero dato 9 anni e mezzo, perché è inconcepibile, e quindi l'ho affrontato serenamente, nel senso che
sapevo di potermi difendere. E quando purtroppo comunque hanno comminato la condanna e quando poi c'è stato anche il contatto col carcere, lì ha avuto più paura, è stata una questione proprio di tristezza? Cosa si prova in quel momento? E fra l'altro io e mia mamma l'abbiamo vissuto anche preventivamente, perché noi la prima volta che ci hanno arrestato non era nemmeno iniziato il processo, era ancora molto lontano. Dopo un mese e mezzo di servizi televisivi a noi ci hanno arrestato. In quei momenti si prova, è difficile spiegarlo, cioè quando ti vedi perquisire, spogliare, ti mettono in mano quella ciotola tipo cane, è una coperta sporca e ti chiudono dentro una cella, è come se il tuo cervello, io spesso lo paragono, io da ragazzino ho fatto la paracadutista. E mi hanno sempre detto che quando ti butti dall'aereo, ed è vero, il cervello per affrontare questo shock è come se la maggior parte del cervello si addormentasse, lo vivi con un 20%, forse anche meno. Ecco, quando mi hanno arrestato io ho provato questo, cioè era come se vedessi un film, non era la mia vita. E poi lo realizzi giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, minuti, realizzi che cos'è realmente la privazione della libertà, il dover chiedere anche solo per fare una doccia, qualunque cosa è gestita dagli altri non è più gestita da te. Ecco, a lei non mancano di certo disinvoltura ed estroversione, diciamola così. È facile o è impossibile o difficile per una donna come lei provare vergogna? È un'emozione che ha provato o è una cosa che non rientra tanto nel suo spettro no, di emozioni? Non è un sentimento, se vogliamo definirlo così, che non mi appartiene. La vergogna no, non l'ho provata, soprattutto in questo contesto del quale stiamo parlando, perché purtroppo il carcere è una cosa che può capitare anche alle persone purtroppo che non hanno commesso niente, che non è il mio caso, perché sicuramente parte di colpe le avevo, parte, ma purtroppo ho incontrato anche persone innocenti in carcere, quindi, ma per quanto mi riguarda no, è una caduta dalla quale bisogna rialzarsi, è un marchio indelebile che non viene cancellato e lavato mai più, quindi devi imparare, se non vuoi farti soffocare e sopprimere dagli sguardi altrui, devi imparare a guardare tutti dritti negli occhi senza temere il giudizio di nessuno. Lei è più incline all'ansia, alla tristezza o alla rabbia nei momenti di crisi? L'ansia no, non la provo mai. La rabbia ne ho provata tanta, ma ho imparato a non provarla più, perché ho capito che a livello fisico mi nuoce molto. E diciamo che non sono nemmeno triste. La malinconia a volte mi prende, ma per poco tempo. Una malinconia però costruttiva. Cioè quando io mi sento magari un po' giù di tono, ripenso malinconicamente a quei giorni in cui avrei voluto essere libera e non lo ero, e allora mi torna subito la mia grinta a 110%. Cosa fa per gestire i momenti di crisi in generale? Io diciamo che da quando ho riacquistato la libertà, quindi dal 2013, io ho imparato a annusare l'aria, che prima non era una cosa che se qualcuno me l'avesse detto gli avrei detto sei un idiota, a ascoltare i suoni di qualunque cosa, perché è una cosa che si vive in carcere, si imparano a scandire le ore con il rumore degli eventi, non dell'orologio, perché io non ho mai avuto l'orologio. Mi piace, se posso, non ho molto tempo, ma se posso mi piace camminare, mi piace molto guidare, mi piace viaggiare e mi piace contornarmi di persone positive. Le persone negative tendo ad allontanarle. Si è fatta mai aiutare psicologicamente? No, mai. C'è un momento in carcere in cui sei obbligato, perché comunque sia ti devono vedere gli psicologi, ma poi ho rifiutato di continuare perché non era una cosa che mi faceva bene, mi giovava. Io credo che lo psicologo sia una figura molto importante, importantissima, se una persona non è in grado di dire la verità a se stessa. A volte sì. Capita che si raccontino cose non completamente vere o che non le si riconoscano, nemmeno quando si parla a se stessi. Al tempo
dei social network, fare vendite azzardate fino magari alla truffa è secondo lei più facile perché la pressione è maggiore o è più difficile perché ti beccano? No, oggi è più facile rispetto a una volta. Oggi è facilissimo perché c'è una grande differenza. Allora, diciamo che una volta per andare in televisione o per fare radio bisognava avere un talento, qualcosa comunque dovevi saper fare, quantomeno dovevi saper parlare, diciamo. Poi avevi, parlando delle televendite ad esempio, essendo noi che pagavamo gli spazi, come noi gli altri televenditori dell'epoca, eravamo in diversi grandi televenditori, se eri bravo rimanevi in TV perché spendevi, se non eri bravo sparivi. Qual è la differenza di oggi? Che i social possono essere utilizzati da tutti, anche dal più emerito idiota, e questa cosa gli dà un potere, gli conferisce un potere nel quale credono. Quindi tutti si sentono oggi dei VIP. Cioè, quando io giravo a 15 o 16 anni e avevo pochi soldi, io non mi vergognavo assolutamente di avere pochi soldi, sognavo di farne lavorando, come poi è stato. Ma i ragazzi di oggi invece si sentono tutti fighi, le donne esibendo culo e quant'altro, gli uomini esibendo macchine, orologi che non sono i loro, e sognano. E tutto questo tempo che dedicano al nulla è un tempo che viene tolto alla loro vita. Cioè, oggi un imbianchino o un idraulico che guadagna molto di più di un industriale ha sicuramente meno responsabilità, però si vergogna a dire che fa l'imbianchino. Troppo. A proposito di soldi, della infinita quantità di quattrini che lei e sua madre avete fatto, che ne è oggi? Beh, ne abbiamo spesi tanti, Allora, diciamo che mia madre la vita ce la siamo goduta, ce la godiamo ancora, perché comunque io lavoro, faccio tanti lavori e non mi manca niente. Ai tempi ne guadagnavamo talmente tanti che ne spendevamo tanti. Io a mia mamma ho sempre detto, essendo io convinta che non avrei fatto figli già da ragazzina, io sapevo che non ero sicuramente portata a fare la mamma, quindi a mia mamma ho sempre detto non tenere niente per me, goditeli tutti, perché i soldi che fai tu sono i tuoi, per me ci penserò io. Oggi viviamo bene, si lavora, si guadagna, anche perché se uno vuole oggi lavorare, il lavoro c'è. Quando io sento dire che in Italia non c'è il lavoro, no, non è così, il lavoro c'è, dipende la gente che lavoro vuole. Poi io sono una persona che sa stare con 5 euro in tasca o con 5.000, se ne ho 5 spendo per 5, se ne ho 5.000 spendo per 5.000. Stefania Nobile, grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Trucchi del mestiere. Eccoci alle tre pratiche di questa puntata. La prima si chiama mangia in modo consapevole. Per entrare in contatto più facilmente e più profondamente con l'esperienza del momento presente, a un livello, diciamo, più intrigante, che ti possa essere più utile, un buon esercizio è ritrovarsi al cospetto del cibo, e quindi una cosa che ci capita almeno 2 o 3 volte al giorno, facendo il contrario di quello che ci viene da fare normalmente. Quindi disinneschiamo gli automatismi che abbiamo, come guardare la TV, piuttosto che chiacchierare con altri, piuttosto che ascoltare musica, piuttosto che, ancora peggio, mangiare mentre lavoriamo, digitiamo, eccetera, eccetera. Ci pigliamo un posto tranquillo in cui possiamo essere seduti e proviamo a notare per 5 minuti, almeno 5 minuti, dai, se riesci a mangiare estremamente lentamente. Cioè, provi a vedere quanto lentamente riesci a mangiare in quei 5 minuti. Mentre mangi proprio lentissimamente, vorrei che tu notassi il colore, la consistenza, la temperatura di tutte le cose che mangi, il sapore, ma non il sapore in generale. Vorrei che ti accorgessi anche del fatto che all'interno della bocca il sapore viene sentito, percepito in maniera differente a seconda della zona della bocca, quindi puoi andare a notare queste diversità. Puoi notare anche la consistenza del cibo. È morbido, pappettoso, piuttosto che più rigido? Com'è fatta quella cosa lì che hai in bocca e stai masticando? A volte mettiamo le cose in bocca, mastichiamo, deglutiamo con una specie di circuito ininterrotto, magari ci accorgiamo del primo boccone e poi stop, non ci accorgiamo più di nulla. E poi, quanto dura quel sapore lì?
E quanto dura quella consistenza? Cioè, quanto ci mette quel sapore a distribuirsi e quanto ci mette quella consistenza a sciogliersi, a frantumarsi, a sminuzzarsi? E poi, quando deglutisci, come ho appena fatto io, mi sarà venuta l'acquolina in bocca, che cosa provi? Cosa provi quando il tuo cibo così, diciamo, lavorato, sminuzzato, polpettizzato, appallottolato, eccetera, eccetera, diventa bolo e viene deglutito? Che cosa si prova? Consapevolezza nel cibo. Mangi meglio, te la godi di più, mangi meno probabilmente, e poi hai anche una sensazione totale di sazietà, invece che arrivare alla sensazione di pienezza, che è quando ti sfondi senza nemmeno esserti accorto di cosa hai mangiato. Seconda pratica si chiama l'ospite non invitato. Vorrei che pensassi a un pensiero o a una situazione incasinata che magari ti viene un po' spesso in mente o che vivi un po' spesso e che preferiresti non sperimentare o non sperimentare almeno così spesso. Cioè una roba che se tu potessi scegliere toglieresti dalla zucca o non vivresti. Ora, immagina di organizzare una festa e immagina che questa esperienza che non vorresti sia una sorta di ospite non invitato. Nota quanto vorresti che questo ospite non ci fosse alla tua festa, anzi quanto proprio desidereresti prendere le distanze da lui. Poi metti un timer, 2 minuti bastano, fai partire il conto alla rovescia e noti invece cosa succede se accogli quell'esperienza non invitata e se la frequenti apposta. Nota dentro di te cosa succede se quella persona che non hai invitato e che non vorresti che venisse alla festa, quindi quell'esperienza sgradevole, invece la accogli e stai con lei volontariamente per 2 minuti. Nota cosa succede dentro di te e prova a usare questa metafora la prossima volta che ti arrabbi quel qualcosa. Ti arrabbi magari proprio per una roba che non puoi controllare, che non vuoi accettare, ma che tanto, anche se non la controlli e proprio perché non la controlli, e anche se non l'accetti e proprio perché non l'accetti, quell'esperienza c'è e non ci possiamo fare niente. Quindi prova a vedere se questa piccola pratica, questo allenamento metaforico, ti serve, ti è utile per la prossima volta in cui qualcosa di sgradevole ti si presenta realmente. Terza pratica di questa puntata si chiama passa il dito a sinistra sui pensieri che non ti sono utili. Cosa vuol dire? Fai swipe, come in quelle app per incontri dove da un lato accetti e dall'altro scarti, no? Ecco, immaginati che la tua mente sia proprio una dating app, un'app per gli appuntamenti. E i protagonisti di questi appuntamenti sono i pensieri. Perciò, a mano che ogni pensiero si affaccia, alcuni si sposano bene con i tuoi valori, altri magari sono interessanti, ma forse non sono adatti a te. Quindi ogni volta che compare un pensiero, ogni volta che appare sul palcoscenico della tua mente, puoi scegliere di swipare a sinistra, strisciare a sinistra, se il pensiero è inutile, o swipare a destra, strisciare a destra, se invece ti porta a un'azione significativa. Puoi prenderti proprio 5 minuti di orologio, vale a dire un timer fissato a 5 minuti che va a conto alla rovescia, e puoi contare il numero di pensieri su cui swipi a sinistra. Cioè ti accorgi consapevolmente di quanti sono i pensieri che ritieni inutili e che puoi lasciare andare a sinistra. Millennial. Rieccoci nello spazio dedicato al magazine di intelligence generazionale The Millennial e al suo responsabile Davide Burchiellaro. Ben ritrovato Davide. Ciao a tutti, buongiorno. La crisi dei social, o meglio, alcuni ci ascolteranno o ci avranno anche scoperto attraverso i social, molti di noi, per quanto non millennial verso l'alto o verso il basso, avranno ormai
inserito e affondato tra le abitudini quotidiane la consultazione di almeno un social. Moltissimi li useranno per lavoro, per marketing o anche soltanto per passione o per riempitivo, eppure si può parlare di crisi. Come mai? Cosa significa? Ci sono tanti motivi per cui i social sono andati in crisi. Naturalmente noi vediamo i risultati, no? I primi risultati che abbiamo visto all'inizio di quest'anno sono stati sicuramente il caso Ferragni, ma anche altri casi come il caso di Kate Middleton, quindi che ha, come dire, messo in subbuglio un po' tutti i millennial. Perché cosa è successo? Si è generata una crisi dei millennial stessi, che cominciano a compiere 40 anni e forse sono anche un po' stanchi di farsi vedere sempre diversi da come sono e sempre in una situazione perfetta e invidiabile, tra virgolette. Anche se c'è un altro versante del mostrarsi sempre perfetti, cioè che forse non ci si stufa del mostrarsi sempre perfetti, quindi non si fa vedere un se stesso non autentico, ma ormai è un se stesso talmente tanto pubblicabile che diventa quella lì la verità invece della non autenticità, e quindi poi magari è faticoso, perché è come se la tua vita fosse soltanto un coro di cose instagrammabili. Sì, è esattamente così. Non sono instagrammabili, ma la logica del social ha preso tutta la nostra vita, no? Quindi in realtà è diventato social anche la riunione che si fa di lavoro la mattina via Zoom, no? Per cui ci si deve mostrare in un certo modo, e ci sono addirittura delle regole nuove anche da questo punto di vista, quindi per presentarsi. La stessa cosa viene per i nuovi social, tra virgolette, no? Che sono quelli magari relativi alla musica, come Spotify, oppure che non sono nuovi, però sono sicuramente hanno preso una piega sempre più da social, oppure anche attraverso LinkedIn, che una volta era la bacheca del lavoro e adesso si usa anche per trovare fidanzati e fidanzate. Quindi la nostra vita è sempre più social, ma allo stesso tempo il medium social sta entrando in crisi o sta mutando? Sì, sta mutando, sta diventando qualcos'altro. C'è l'esigenza di maggiore trasparenza, autenticità, come dimostra il caso Ferragni, che però, come dire, il vero cambiamento lo vedremo con il cambiamento generazionale che sta succedendo. Quindi fondamentalmente oggi abbiamo dei millennial tipo appunto Chiara Ferragni, che come dire, si inganna quando parla della sua vicenda e quando parla di se stessa, dicendo che lei sognava di diventare come le modelle degli anni 90, ma sognava di il loro successo, non il loro talento, e questo, come dire, denuncia una serie di difficoltà tipiche dei millennial. E la stessa cosa avviene il contrario avviene con la generazione Z. La generazione Z invece ribella questa forma di esibizione e la butta un po' sull'apparire, e ripeto apparire, sull'apparire impegnati da un punto di vista sociale, ambientale, anche se poi anche lì, come vedremo in un'altra puntata, ci sono delle incongruenze. Un'ultima osservazione vorrei farla a proposito dei contenuti, no? Per esempio tu e anche io abbiamo fatto un po' i giornalisti per tutta la vita, e quindi il nostro dilemma era la ricerca dei contenuti. Oggi chi lavora sui social per conto di altri o chi lavora sui social per conto di se stesso in termini di marketing fa appunto il content creator, ma questa stessa cosa che tu dicevi, cioè l'apparire o il puntare al successo piuttosto che a quello che ti fa arrivare al successo, è un controsenso rispetto ai contenuti stessi, cioè sono contenuti senza contenuti molto spesso. Se noi andiamo ad analizzare come hanno fatto in molti, usiamo sempre questa diciamo così, questo simbolo che è la Ferragni. Se noi andiamo ad analizzare il successo della Ferragni, appunto successo e non talento come ha sottolineato lei, andiamo a vedere che c'è
un problema sulla base del suo contenuto, proprio come storia e crescita anche lavorativa. Il suo contenuto è che lei nasce già così, ok? A differenza magari di Fedez, che ha avuto un pochino più di traversie di infanzia, eccetera. Nel caso della Ferragni invece la lotta è sempre contro qualcun altro, no? È sempre stata: ah, quelli della vecchia guardia della moda mi davano addosso, il mio ex mi dava addosso. Quindi non c'è mai in realtà una vera e propria, come dire, emancipazione da una storia anche, se vuoi, difficile, no? Come può essere magari per altre situazioni che hanno evidenziato il talento. Questo è un po' il limite, che però è anche un limite di molti millennial che sono cresciuti, come sappiamo, delle famiglie che li hanno molto spinti ad avere fiducia in loro stessi e anche a coltivare in qualche modo il loro narcisismo, no, senza limiti da un punto di vista poi dei risultati. Davide Burchillaro, The Millennial.it, alla prossima. Futuro prossimo. Diamo il benvenuto a Gianluca Riccio di futuroprossimo.it. Ciao a tutti. Oggi parliamo un po' di ricordi. Quando me ne parlavi ho pensato, di solito siamo abituati a guardare fotografie che ci facciano venire in mente ricordi, però è stranissimo pensare a ricordi che si producano in fotografie. Mi piace questa inversione che hai operato, perché è proprio quello che è successo. Qualcuno in un laboratorio è riuscito a ricavare dalle scansioni cerebrali dei volontari delle vere e proprie fotografie, che quindi sono riuscite in qualche modo a recuperare qualcosa che non sempre noi riusciamo a recuperare. Quante volte ci sfugge qualcosa o cerchiamo di afferrare un momento di nostalgia, ma non riusciamo a capire tutti i particolari? Magari domani ci riusciremo. Naturalmente i nostri ricordi sono una parte, diciamo, di realtà, per come il nostro cervello li contiene o li ha memorizzati oppure li ha rielaborati, e proprio a causa della rielaborazione anche una parte di finzione. Quindi magari ci toccherà confrontarci con delle immagini che sono distanti dalla realtà o da come le avevamo inserite nel nostro archivio, mi viene da pensare. Perché in effetti il sistema che hanno adottato, la startup si chiama proprio Synthetic Memories, quindi memorie sintetiche, ci presenta quello che in realtà non è un ricordo, ma è il surrogato di un ricordo, cioè è l'effetto del passaggio della realtà su di noi e di come questa sia stata elaborata dal nostro cervello. Molto spesso, tu mi insegni, si parla addirittura di falsi ricordi, quando noi abbiamo, cioè, l'impressione di aver vissuto qualche cosa, ma in realtà questa non c'è stata. Ora, questa startup tirerà fuori il film che la nostra mente ha fatto durante la nostra vita in dei momenti segnanti. Il primo esperimento è stato fatto, per dirti, su una 84enne, una signora spagnola residente a Barcellona, che ha condiviso con questo team un ricordo della sua infanzia, ovvero ha pensato a quel ricordo mentre il suo cervello veniva sottoposto ad una scansione, e le immagini elaborate poi da un'intelligenza artificiale, da una oramai immancabile intelligenza artificiale che sentiamo ovunque, ha tirato fuori l'immagine di lei bambina con sua sorella mentre attendeva suo padre al balcone. È una cosa straordinaria, straordinario, un piccolo video davvero di 7 secondi. Anche se mi viene da pensare, chiunque si sia un po' avventurato, tantissimi, nella generazione di immagini, come dire, text to picture, come si fa adesso, cioè tu scrivi una cosa, l'intelligenza artificiale ti elabora un'immagine, si è scontrato con le difficoltà di traduzione da linguaggio, da prompt a immagine. Pensa come sarà da signal to picture, cioè da partire da un segnale elettrico cerebrale ad arrivare all'immagine. Magari uno rischia di avere un bel ricordo e di vederlo tradotto in un'immagine o in un microfilmato deludente rispetto a quello che aveva nella zucca. È talmente vero che questa startup ha deciso di bypassare il problema, perché senti che cosa ha fatto. È partita dal problema opposto, cioè ha utilizzato un modello di intelligenza artificiale più vecchio dell'ultimo,
proprio per generare ricordi o immagini non perfette. Questo per in qualche modo emulare i ricordi che nella nostra mente a volte si affacciano non proprio chiarissimi. Ed il problema è quello opposto. La startup teme che le aziende big tech eliminino i modelli più vecchi per portare dei modelli troppo patinati che rischierebbero di alterare ancora di più il ricordo originario, quindi arrivando al problema che rilevavi. Ok, quindi a un certo punto l'immagine che vedo realizzata dall'intelligenza artificiale è talmente perfetta che va a sostituire il mio ricordo che era un po' farraginoso e un po' sfocato. Sì, triste, sarebbe triste. Perfetto, lo sovrascrive e diventa un po' tutto plastificato come siamo già abituati a guardare oggi. Magari poi ci facciamo anche il fotoritocco ai ricordi. Di questo passo potremmo fare anche delle inoculazioni di codice, già che ci siamo, per cambiare i ricordi traumatici. Questo terapeuticamente non sarebbe male, ci dobbiamo pensare. Grazie a Gianluca Riccio di futuroprossimo.it. Grazie a te. La letteratura scientifica. Parliamo di feticismo del solletico. Un nuovo studio fa luce sul suo ruolo sorprendente nella sessualità adulta. È una ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology ed esplora come il solletico possa evocare piacere e soddisfazione, evidenziando il suo potenziale come stimolo primario tra coloro che hanno appunto un feticcio di solletico. I sorprendenti effetti cognitivi della creatina sui cervelli con problemi di sonno. Questa volta i ricercatori hanno scoperto che una singola dose di creatina può migliorare temporaneamente le funzioni cognitive compromesse dalla privazione del sonno. Questo studio ci suggerisce che la creatina è una potenziale alternativa non stimolante per migliorare le prestazioni cerebrali quando il sonno è un po' disturbato o addirittura compromesso. Stare in natura può alterare il senso del tempo. Ricerche recenti indicano che stare in mezzo alla natura cambia il modo in cui viviamo il tempo, dandoci un senso di tempo espanso rispetto agli ambienti urbani. Questo senso del tempo alterato aiuta a spostare l'attenzione dallo stress immediato agli obiettivi a lungo termine e riduce l'impulsività, contribuendo a una migliore salute e a un miglior benessere. Era Relief, il podcast. Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le emergenze emotive di tutti i giorni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah.